tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Con oltre il 52% dei voti, Luca Ceriscioli vince le primarie del centro-sinistra nelle Marche. Vola con l'auto nel dirupo ed esplodono le bombole a metano. Muore carbonizzato un anziano di 77 anni. Sciopero dei lavoratori delle BCC con presidio e corteo davanti alla sede fanese in piazza 20 settembre. L'Alma Juventus Fano porta a casa un'altra vittoria e riduce il distacco dalla capolista maceratese. Buonasera e benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia. Come avete appena sentito dai titoli, l'ex sindaco di Pesaro, Luca Ceriscioli, è il candidato del centro-sinistra per le elezioni regionali del prossimo maggio nelle Marche. C'è solo un presidente. I marchigiani hanno scelto alla continuità, hanno preferito il cambiamento. Queste le prime dichiarazioni di Luca Ceriscioli, il nuovo candidato del centro-sinistra alle elezioni regionali del prossimo maggio. Secondo l'ex sindaco di Pesaro, che è già al lavoro per ampliare l'alleanza, il risultato eccezionale è stata la straordinaria partecipazione al voto, un'affluenza record, con oltre 43.000 elettori che si sono recati alle urne, il doppio delle previsioni della vigilia e pochissime contestazioni. Solo ad Ascoli Piceno, un paio di sostenitori di liste della destra sono stati allontanati dai seggi. Ceriscioli ha vinto le primarie conquistando le province di Pesaro, Ascoli e Fermo e battendo con il 52,53% dei consensi, che rappresentano oltre 22.000 voti assoluti, l'assessore regionale al bilancio Pietro Marcolini, come lui nel PD, che si è attestato invece al 46,11% con quasi 20.000 preferenze. Distaccata invece la candidata dell'Italia dei Valori Ninel Donini, ferma all'1,53% e a 587 voti. La partecipazione si è così distribuita sul territorio. Oltre 12.000 i votanti in provincia di Pesaro Urbino, circa 9.000 in quelli di Ascoli Piceno, Macerata e Ancona e poco più di 3.800 in provincia di Fermo. Per quanto riguarda Pesaro e Urbino sono 4.381 gli elettori che si sono recati alle urne, 8 le schede bianche e 16 quelle nulle. Il 90,53% è la percentuale ottenuta da Ceriscioli, 7,72% da Marcolini e 1,21% dalla Donini. Questi risultati ottenuti, secondo lei, su che cosa hanno puntato gli elettori? Sicuramente sul cambiamento, su questa proposta del sindaco delle Marche, sulla concretezza che ha il sindaco, sulla vicinanza ai territori, ai problemi che ognuno ha. Una situazione questa difficile, sono tante le preoccupazioni che attendono i marchigiani. Immaginare un governo delle Marche più vicino e più concreto, secondo me, già convinto. Quali saranno i suoi obiettivi ora? Ora rafforzare l'alleanza, c'è il centro che è rimasto a metà strada fra il Partito Democratico e i suoi alleati e dall'altra parte la proposta di Gianmario Spacca. Io credo che fra una proposta che parla in maniera concreta di problemi, di Marche, di servizi, e che viene da una gestione condivisa, credo, di grande lealtà e correttezza, rispetto a un'altra che sembra più un'avventura di chi voglia, chi non riesca a lasciare il posto in regione, mi riferisco ovviamente a Spacca, la prima sia più attraente. Quindi dobbiamo lavorare su questo, convincere il centro che l'alleanza che funziona è quella col PD. Da domani si apre la partita vera, quella delle alleanze. Con l'incognita della collocazione di Alleanza Popolare e Marche 2020, la composizione politica regionale pensata e promossa dal presidente della giunta regionale Gianmario Spacca e dal presidente dell'assemblea legislativa Vittoriano Solazzi. Il primo cittadino di Urbino, Maurizio Gambini, la settimana scorsa ha lanciato la candidatura dell'ex sindaco di Fano Stefano Aguzzi, proprio perché proviene da una lista civica e lo ha definito un candidato capace, serio e un amministratore che ha portato sempre fino in fondo il mandato che i cittadini gli avevano assegnato. A questa proposta oggi ha risposto il consigliere comunale della Tuafano. In questo momento c'è ancora un po' troppa confusione per poter prendere decisioni. Io vorrei capire meglio come si sviluppano le alleanze, cosa fa il governatore uscente Spacca,
cosa fa, diciamo, un po' tutto l'arcipelago del centrodestra, se va unito, se va diviso. Certo che da un'esperienza come quella di Fanno di 10 anni fa e come quella di Urbino dell'anno scorso potremmo prendere sinceramente esempio anche per la Regione Marche, cioè un candidato delle liste civiche sostenuto da una serie di partiti politici. In questo modo, secondo me, potremmo anche sconfiggere il Partito Democratico, che è indubbiamente il segno della vecchia politica. Il PD in questa regione è la vecchia politica, basta guardare i danni che ha fatto anche nella nostra provincia sulla sanità e su altri servizi. E un incidente stradale ha causato la morte di Celso Arduini, un pensionato di 77 anni di Urbino. Questa mattina l'uomo è stato ritrovato carbonizzato all'interno della sua auto, una Fiat Panda alimentata a metano, nella parte alta delle Cesane a 2 chilometri dal centro abitato della Brombolona a Canavaccio. Il mezzo è precipitato per 40 metri nel dirupo e nell'impatto le bombole che si trovavano all'interno della vettura sono esplose provocando l'incendio. A dare l'allarme intorno alle 9:30 un cercatore di funghi che, notando il fumo, ha chiamato i pompieri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il PM di turno e i vigili del fuoco di Pesaro e di Urbino. La procura ha disposto l'autopsia sul corpo per la giornata di domani. Dai risultati si capirà se l'incidente è stato causato da un malore o da una disattenzione del conducente. Esplode quasi 50 proiettili e poi si colpisce alla tempia, dunque un'altra vittima. Si tratta di Lorenzo Riminucci, un 27enne di Mercatello sul Metauro, che è morto, ucciso da un colpo di pistola mentre si esercitava al poligono di tiro a muraglia con una beretta. Non si sa se il giovane, un operaio, sia rimasto vittima di un incidente o se si sia tolto la vita. Inutili i soccorsi e il trasporto in ospedale. Il 27enne è morto poche ore dopo il ricovero in rianimazione. Sull'episodio stanno conducendo accertamenti i carabinieri. Gli agenti del Corpo Forestale dello Stato hanno denunciato i proprietari e il gestore di un terreno a San Costanzo per aver fatto sparire con costruzioni non autorizzate un tratto di circa 400 metri del rio Vincareto, un corso d'acqua demaniale. L'operazione rientra in una serie di controlli condotti anche a Cartoceto, Fano e Saltara. Una trentina le violazioni ai regolamenti di polizia rurale riscontrate con altrettante sanzioni. Fra le contestazioni, la mancata realizzazione di opere di regimazione idraulica superficiale. Come annunciato, i lavoratori delle BCC oggi hanno scioperato a Fano. Circa 200 le persone che hanno aderito, hanno partecipato al presidio davanti alla sede in piazza 20 settembre. Scioperiamo per difendere il contratto e il nostro futuro, lo hanno gridato a gran voce i lavoratori del credito cooperativo del gruppo bancario Icrea, che oggi hanno incrociato le braccia recandosi a Fano, Padova, Faenza e ancora a Roma, Salerno, Castellana Grotte, dove si sono tenuti cortei e comizi davanti alle sedi delle banche. A Fano circa 200 lavoratori delle BCC della provincia di Pesaro e Urbino hanno partecipato allo sciopero mediante una manifestazione nel centro storico di Fano, durata circa 2 ore, con bandiere, striscioni, fischietti, trombette e tamburi. Questa rivendicazione che questa mattina stanno facendo i dipendenti del credito cooperativo non è semplicemente una rivendicazione contrattuale, qui si riguarda il futuro delle banche di credito cooperativo così come l'abbiamo conosciuto in 100 anni della loro storia. Noi vogliamo che il credito cooperativo si riforma, ma questa riforma deve essere condivisa con i dipendenti, perché i dipendenti sono i primi soggetti che avranno una ricaduta da un'eventuale riforma del credito cooperativo, e perché sono i soggetti che interloquiscono tutti i giorni con i cittadini e grazie ai quali molti cittadini entrano nelle banche di credito cooperativo. Protestiamo perché non abbiamo più un contratto di lavoro che ci tuteli e ancora la mia banca è indifferente e toglie il contratto al dipendente. Questi sono soltanto alcuni degli striscioni che i dipendenti oggi hanno portato qui in piazza 20 settembre a Fano. Protestiamo perché ci è stato disdettato unilateralmente, senza alcun preavviso, senza alcuna trattativa, ci vengono cancellati 50 anni di storia e di conquiste in maniera
assolutamente arbitraria e unilaterale e autoreferenziale. Venendo su mi sono arrivate telefonate e penso che gli sportelli chiusi siano il 98% della regione. I dipendenti dunque chiedono un giusto contratto di lavoro perché Federcasse ha formalizzato la disapplicazione dei contratti collettivi di secondo livello a partire dal mese di aprile e inoltre ha preannunciato la disapplicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro. Oggi in Italia si protesta sia per la disdetta e la disapplicazione del contratto nazionale dei dipendenti Banca di Chiodo Cooperativo e si protesta per la disdetta del contratto integrativo regionale. Federcasse, la federazione delle banche di credito cooperativa nazionale, si deve sedere al tavolo e trattare con le organizzazioni sindacali su un livello paritario. Dal 1 aprile non avremo più il nostro contratto che sancisce una serie di diritti e di indennità a cui abbiamo diritto. Nella regione Marche il credito cooperativo si compone di 19 banche aderenti alla Federazione Marchigiana con 207 filiali, di cui 191 nelle Marche, 10 in Romagna e 6 in Abruzzo. Con oltre 52.000 soci e circa 1.500 dipendenti, il credito cooperativo marchigiano è presente in 229 comuni sui 239 esistenti. Siamo qua per difendere i nostri diritti e per tutelare i diritti di tanti ragazzi che stanno vivendo questa cosa come un sopruso, ci stanno cercando di toglierci diritti acquisiti in 30 anni di lotte sindacali e non lo riteniamo proprio giusto assolutamente. Bomberina, siamo con te, non mollare. È la frase scritta dalle amiche di calcetto della 12enne ricoverata al Salesi di Ancona per una meningoencefalite, un'infiammazione del cervello non contagiosa provocata da una complicazione della sinusite. Le compagne di calcetto hanno deciso di dedicarle uno striscione e posizionarlo all'interno del palazzetto dello sport di Cucurano Lorenzo Biagioni per dimostrare vicinanza e affetto alla piccola Rosa. Cambiamo argomento. Stragi del sabato sera. Durante lo scorso fine settimana la Polizia Stradale di Pesaro e il distaccamento di Fano hanno controllato oltre 200 conducenti di veicoli, di cui 8 trovati in stato di ebbrezza. A loro è stata ritirata la patente di guida. Invece le violazioni al codice della strada sono state 99, di cui 18 per il superamento dei limiti di velocità e 8 per il mancato uso delle cinture di sicurezza. In totale i punti della patente decurtati sono stati 188. Giovani impegnati nella cura della città. Ieri circa 80 scout a Gesci di Fano 2 hanno consegnato la carta del coraggio al sindaco Massimo Seri e al vescovo Armando Trasarti. Il documento impegna i ragazzi a portare cambiamenti, ad adoperarsi per migliorare la città in cui vivono. Come primo gesto concreto, i giovani scout insieme all'assessore all'ambiente Samuele Mascarin, armati di guanti, sacchetti e rastrelli, hanno ripulito i luoghi simbolo della città, come i passeggi, piazza 20 settembre, la Rocca Malatestiana e la chiesa di Sant'Agostino. Ed ora voglio farvi vedere questa immagine che ci ha inviato un nostro telespettatore. Questo muro dietro al vetraio in via Roma Fano è pericoloso, ci segnala, e potrebbe cadere. Ci passano tanti bambini che ogni giorno si recano all'istituto comprensivo Matteo Nuti. Cambiamo decisamente argomento, passiamo allo sport, all'Alma Juventus Fano che ieri ha vinto contro il Termoli per 1-0 grazie ad un gol di Andrea Sivilla. La telecronaca di Sergio Catalani. Amici di Fano TV, buon pomeriggio di nuovo da Sergio Catalani, dallo stadio Raffaele Mancini di Fano. Ale 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 il Fano, recita la curva. Oggi con proverà a spingere la beneamata oggi in maglia bianca qui alle prese con l'ostacolo Termoli targato Giuseppe Pinuccio Di Meo. Attenzione, fatica per De Palla, c'è il Termoli pericolosissimo, attenzione Ginestra, salva Ginestra, erroraccio di fatica che perde palla e Cremona vicinissimo al gol per il Termoli. Fallo che prova ad orchestrare Sivilla, serve Lunardini indosso di lui, Olivi molto bene per Sivilla, il tiro di Sivilla e il gol! Andrea! Sivilla! 1-0! Si porta a spasso
Falco, il tocco verso Lunardini che mette nel mezzo, Gucci di testa, Gucci, il colpo di testa di Nicolò Gucci. Borrelli entra in area, Borrelli il tiro, palla a lato, ma applausi. Borrelli con il destro, c'è anche lo russo, il fischio dell'arbitro, si scalda anche Marconi. Borrelli direttamente in porta, si smarca Siviglia, la palla è buona per Andrea. Anche qui, tanti dubbi perché è sembrato partire da dietro Siviglia. C'è Felici dalla parte opposta che supera lo russo, Felici, attenzione il tiro, la palla è buona e c'è l'occasionissima sprecata dal Termoli in piena area di rigore con Santoro. Fischia l'arbitro, c'è Fatica che... verso Gucci, si continua a giocare e poi c'è il fischio dell'arbitro, è finita! L'Alma Juventus Fano soffrendo, ma è bello anche così. Batte il Termoli 1-0 al termine di 97 minuti. E la partita la potrete vedere integralmente subito dopo il telegiornale. Per questa edizione è tutto, arrivederci a domani.